direi di dare la parola a Marco Matteucci di CyberTrade che ci parlerà della loro piattaforma, quindi della White Trader. Buongiorno Marco. Buongiorno, buongiorno Andrea, buongiorno agli ascoltatori, grazie per la parola. Io sono Marco Matteucci, responsabile sviluppo della piattaforma Wide Trader della CyberTrade di Ravenna. Dunque, ho ascoltato con interesse il vostro intervento e devo dire che vorrei partire introducendo prima delle caratteristiche della piattaforma. Paio di osservazioni che sono emerse nel vostro intervento che mi hanno in qualche modo colpito. Intanto il fatto che diciamo il trading sistematico, ciò che diceva Francesco, è un approccio al trading al quale si arriva per gradi ed effettivamente sia alla portata di tutti. Ora, concordo pienamente con questa osservazione, nel senso che molto spesso ci si avvicina al trading con l'atteggiamento giusto di scoperta, di voglia di capire e a un certo punto si sente comunque l'esigenza di voler in qualche modo rendere metodica la ricerca sul trading e quindi ci si avvicina al trading sistematico e alla ricerca di quegli algoritmi che, partendo probabilmente quasi tutti, diciamo, da una media mobile all'inizio, si arriva poi a sistemi anche più complessi e solidi nel tempo. Io vorrei dire che diciamo, una delle possibili evoluzioni del trading sistematico è quello dell'utilizzo di una piattaforma che consenta di passare da quello che è il trading sistematico, che potrebbe essere fatto, come ben sottolineava Francesco, anche immettendo per esempio gli ordini generati o allineando le posizioni generate dal nostro algoritmo a mano, a un certo punto si può anche sentire l'esigenza invece di passare a qualcosa di più completo, utilizzando per l'appunto una piattaforma di trading automatico. Che cos'è una piattaforma di trading automatico? Fondamentalmente un software che consente, in questo caso è ciò che fa il Wide Trade, di leggere, di interpretare, di riuscire a catturare quelli che sono i risultati dei nostri sistemi, che abbiamo scritto per esempio in multichart, come avete fatto voi prima. Leggere quindi qual è in maniera in tempo reale la posizione corrente della strategia che prima avevate chiamato algoritmica placci, mi pare, e applicarli a mercato direttamente sul nostro conto trading, quindi il conto che noi dedichiamo alla trading. Perché adottare una piattaforma di trading automatico? A me vengono in mente un paio di motivi. Anzitutto, diciamo così, all'inizio, quando ci si approccia al trading sistematico e si cominciano a scrivere delle strategie, naturalmente si parte con la prima strategia, se ne scrive il codice, come avete visto, durante l'intervento precedente, si è partiti da un incrocio di medie mobili, poi naturalmente si vanno a fare alcune considerazioni sulla base dei risultati ottenuti. Questo è uno dei motivi importanti per cui scegliere il trading sistematico, cioè ci consente di fare valutazioni sulla robustezza, sull'affidabilità, sulla continuità di un algoritmo e quindi di un sistema, di un insieme di regole da applicare al mercato. Quindi, dicevo, si parte da una strategia che poi viene man mano, come dire, affinata e raffinata, e a un certo punto si decide di applicarla a mercato. Beh, ecco, probabilmente se questo fosse il punto iniziale, io stesso direi forse non vale ancora la pena di adottare una piattaforma di trading automatico, anche se ci può essere comunque qualche motivo interessante. Senza dubbio, man mano che passa il tempo e che quindi si prende dimestichezza e si comprende l'importanza di avere uno strumento che spesso prescinde, anzi in questo caso totalmente prescinde dall'emotività,
si cominciano a costruire diverse strategie su diversi strumenti finanziari. Avete visto anche prima che lo stesso algoritmo, il sistema denominato algoritmica Placci, è stato applicato a due o tre strumenti finanziari per vedere quali potessero essere i risultati finali. Ecco, in questo caso il trader sistematico raggiunge un certo numero di strategie e probabilmente queste vanno a comporre un paniere di strategie applicate a più strumenti finanziari. Ecco che quindi il grado di complessità aumenta. Ciò significa che arrivati a un certo punto, volendo applicare molte strategie a mercato su molti strumenti finanziari e quindi tanti segnali che nell'arco di una giornata possono verificarsi, l'adozione di una piattaforma di trading automatico può essere la scelta giusta. Anzitutto perché riduce il tempo di esecuzione. Naturalmente ciò che una macchina intercetta, riesce a interpretare, in questo caso riesce a dialogare verso il conto trading, è inferiore rispetto al tempo che impiega un uomo a fare lo stesso numero di operazioni. In più, questo lo sappiamo tutti quando stiamo davanti al computer per tante ore, spesso fare anche operazioni ripetitive, può generarsi, come dire, a un certo punto per la stanchezza, per la tensione, anche qualche errore. Ecco, naturalmente la macchina ne è totalmente immune. E come dicevo, quindi la gestione di un certo numero di segnali. Bene, quindi che cos'è e perché usare una piattaforma di trading automatico? Perché ci consente di mantenere sincronizzato un flusso di segnali operativi e quindi l'insieme delle posizioni correnti di tutti i nostri system trading. Per la verità ora la sto semplificando dicendo i nostri system trading, poi proverò a proporre uno scenario un po' più articolato, e quindi dicevo in tempo reale intercettare l'insieme delle posizioni dei nostri segnali, dei nostri sistemi, e mantenerli sincronizzati con un nostro conto trading. Ora, in questo momento voi state vedendo l'interfaccia della piattaforma WidaTrader che, vista la giornata, e cioè il sabato, io riesco a farvi vedere e a descrivervi. Ovviamente non riusciremo a vedere qualche cambio di posizione, quindi qualche regola di uno di questi sistemi che in questo momento la piattaforma sta ricevendo, che cambia la sua posizione sul mercato e di conseguenza anche un aggiornamento delle posizioni sul nostro conto trading tramite quindi un eseguito o più eseguiti. Ad ogni modo proverò ugualmente a illustrarvi cosa succede durante una sessione di trading automatico. L'interfaccia che state vedendo mostra una serie di pannelli. Il pannello in alto a destra, che si chiama Orders Signals, che è quello sul quale io sto incidendo in questo momento con il mouse, elenca un insieme di strategie che questo specifico WidaTrader, quindi questo specifico account in questa piattaforma, è abilitato a ricevere. Significa quindi che, come anticipavo prima, il WidaTrader gestisce in tempo reale un numero di strategie anche elevato. Qui scorro con il mouse verso il basso, come vedete ce n'è un certo numero, posso anche andare ad individuare qual è il numero delle strategie che viene applicato in questo conto. In questo momento sono 86. Quindi ci sono 86 algoritmi, 86 di quei workspace che Andrea e Francesco vi mostravano prima, sui quali incideva la regola che loro avevano creato. Probabilmente sono 86 regole diverse, o perlomeno sono applicate a diversi strumenti finanziari, e il WidaTrader in tempo reale riceve informazioni su queste strategie e, come ripeto, le mantiene allineate a un conto trading. La seconda questione quindi è che il WidaTrader può collegarsi a un conto trading. In questo caso, diciamo, i broker
con i quali noi siamo collegati sono diversi, quindi non solamente c'è una scelta, diciamo, ampia che si può fare, poi vediamo successivamente quali possono essere. Per ciascuna strategia nel pannello che vi stavo mostrando, quindi quello che si trova in alto a destra, possiamo avere alcune informazioni di dettaglio. E quindi, per esempio, nella prima colonna, che viene denominata symbol, possiamo vedere la strategia che stiamo ricevendo, su quale strumento finanziario nasce, cioè su quale strumento finanziario è stata tarata e su quale strumento finanziario è applicata in questo momento nel multichart, diciamo così, dove viene prodotta. Dico multichart in questo istante perché vi è stato mostrato come realizzare una strategia in multichart, poi volendo possiamo verificare che il wide trader è in grado di ricevere dei segnali anche da altre piattaforme. Nella seconda colonna troviamo il nome della strategia, quella che quindi prima avevamo chiamato algoritmica underscore placi, che in questo caso sarebbe comparsa nella seconda colonna di questo pannello. A seguire ci sono informazioni che sono forse un po' tecniche e che, se di interesse, proverò a spiegare, ma ciò che ci interessa visualizzare è la colonna che in questo momento è denominata VP, questa colonna sulla quale sono con il mouse. Questa indica qual è la posizione corrente proprio di questo istante, quindi istante per istante in tempo reale, di ciascuna singola strategia, per cui vediamo che il Father A, Big Jim è flat, il Big Jim 2 è flat, il Judoka è flat. Ora clicco su questo flat per mostrare che ci sono alcune strategie che si trovano invece in questo momento in posizione, e quindi vediamo per esempio che ci sono due strategie in posizione sul FIB, uno che si chiama The Beach, che è in posizione long, che è entrata a 21.515, e un'altra strategia che si chiama Big Fib, che è short, e così via. Posso scorrere l'elenco di tutti i sistemi, di tutte le strategie che sono in posizione in questo momento. Aggiungo un'ulteriore informazione all'interno della piattaforma perché, come vi ho mostrato prima, le strategie che sono presenti e che quindi sono utilizzate in tempo reale per fare trading in questo account sono 86. Anche con un pannello di controllo semplice come quello degli order signals, in ogni caso seguire contestualmente l'andamento di ciascuna singola strategia può essere difficile. E quindi abbiamo introdotto nella porzione alta sinistra dello schermo un ulteriore pannello denominato Positions, il quale ci fornisce una visione sintetica, quindi una visione d'insieme, una visione ridotta, che appunto è sintetizzata per strumento finanziario, che mostra la sommatoria delle singole strategie per ciascun altro strumento finanziario. Faccio una piccola parentesi lo dico agli ascoltatori e lo riferisco anche ad Andrea. Io sto osservando anche il mio pannello e non vedo passare eventuali domande. In ogni caso, se intendete porle, molto volentieri facciamo anche una sessione interattiva, perché nella mia descrizione di una piattaforma di trading automatico potrei, come dire, saltare qualche passaggio o dare per scontato alcuni concetti, e quindi mi fermo volentieri nel caso e riprendo approfondendo la questione. Sì, Marco, c'è una domanda a cui probabilmente avresti risposto con il venire dell'intervento, però ormai te la pongo. C'è un ascoltatore che chiede, che dice, ad esempio Multichart si interfaccia già con Interactive Brokers, con IVBank o con diversi broker, perché dovrei integrare nella mia piattaforma, nella mia infrastruttura di trading, anche la White Trader, se io sono proprietario già anche di segnali? C'è un motivo che mi potrebbe spingere a mandarmi e a ricevere i segnali da solo?
Dunque, la domanda è una, sì, è una domanda molto interessante, alla quale provo a rispondere in questo modo. Dunque, naturalmente, l'essere titolare del segnale, e cioè l'essere colui che ha sviluppato il codice, della strategia che voglio andare ad applicare, aggiunge al trading automatico un elemento di vantaggio. Senz'altro la piattaforma Wide Trader ha alcune possibilità e fornisce alcune possibilità anche a coloro che non sono ancora, come dire, competenti, ancora, in confidenza con le piattaforme per la scrittura di codice per la realizzazione delle strategie, e quindi consente di ricevere dei segnali da parte di terzi. Naturalmente, però, consente anche ai produttori di segnali di riceverle, e provo a mettere sul piatto un paio di cose. La prima è che io posso, attraverso la piattaforma WideTrader, senz'altro, diciamo, consumare, quindi ricevere e mandare al mercato, i segnali che io ho prodotto, ma magari anche unendoli a segnali terzi. Adesso io li chiamo colleghi, visto che chi ha posto la domanda probabilmente scrive strategie. Ecco, quindi anche strategie di colleghi. Questo per, come dire, diversificare il paniere delle strategie che vado ad applicare sul mercato, ottenere probabilmente anche performance più lineari. Il secondo motivo è legato ad una serie di elementi che vanno considerati sia nella fase, diciamo, di real time, quindi dell'applicazione in tempo reale di questi segnali al mercato. Il secondo motivo è legato ad alcune questioni statistiche. Vengo alla prima. Wide Trader, in aggiunta, diciamo così, ad alcune altre piattaforme di trading automatico, consente un controllo continuo e capillare della situazione del nostro conto trading. Questo attraverso un costante dialogo con il broker di riferimento. Prima Andrea ricordava Interactive Broker, Nubank, io aggiungo Banca Sella e tutti i broker che adottano un sistema PAT System, quindi una certa varietà di broker. Dicevo, ci sono alcune piattaforme che consentono il collegamento con dei conti di trading che cosa dicono? Bene, l'algoritmo denominato algoritmica Apache decide in questo momento di andare long. Bene, chiediamo al broker di farmi un eseguito sullo SPY long di 1, di 10, di 20, del numero di lotti che volete. Molto spesso alcune piattaforme terminano il loro lavoro qui. Il wide trader invece, per la sua natura di controllore del trading automatico, non solo si preoccupa di capire se la richiesta di esecuzione dell'ordine arriva in tempi ragionevoli, ma anche di capire se il trade in questione era effettivamente da eseguire oppure no, e se al termine di tutte queste operazioni l'allineamento che si desidera ottenere effettivamente è in corso. Perché faccio questo ragionamento? Perché può capitare, in questo caso oggi non è stato mostrato per ragioni di tempo, ma in un approfondimento nella scrittura di una strategia tramite multichart sicuramente vi sarebbe stato presentato, capita di voler introdurre, per esempio, sia regole di entrata che regole di uscita che possono essere generate da degli ordini cosiddetti condizionati. È stato ricordato prima l'ordine limit, sul prezzo della barra precedente, mi pare. In ogni caso è stato ricordato l'ordine limite. Ecco, può succedere quindi, mantenendo in tempo reale il controllo del conto, che l'ordine limite sia stato in qualche modo triggerato e quindi eseguito, e la conseguente presa di posizione del sistema derivante dal triggering anche lato multichart di quella strategia in realtà non sia da eseguire. Cioè,
tutti sul nostro conto trading la posizione relativa a quella strategia sia già stata assunta. Non solo, aggiungo anche che all'interno della piattaforma di trading automatico WideTrader, ho cambiato appositamente pannello, vi sono una serie di notifiche legate a degli eventi che possono generarsi durante una sessione di trading automatico che sono di grande utilità per mantenere controllata la sessione stessa. Una cosa che io dico sostanzialmente sempre quando vado a raccontare del trading automatico, che sì, è una realtà oramai presente, ma non è secondo noi ancora così diffuso per tutta una serie di ragioni, è che il trading automatico o una piattaforma di trading automatico, diciamo, non è la macchinetta per fare soldi, ma, cioè, nel senso che questo funziona se gli algoritmi scritti a monte sono dei buoni algoritmi. Che cos'è invece? È uno strumento che ci consente di passare da una produzione, questa è la metafora che io di solito utilizzo, da una produzione di tipo artigianale a una produzione di tipo industriale. Cioè, nella produzione di tipo artigianale io vedo i segnali prodotti dai miei algoritmi, apro il mio toll del broker mio di riferimento, inserisco gli ordini e poi verifico manualmente che tutto sia andato in maniera regolare, che quindi io sia allineato con le strategie che ho scritto. Ecco, il mondo industriale, la produzione industriale invece ci consente di avere uno strumento, nel caso specifico del mondo industriale un impianto, qui abbiamo un software, che produce per conto nostro, sulla base delle regole che noi abbiamo stabilito, i trade che noi desideriamo fare. Naturalmente ciò che invece dobbiamo fare noi è quello di monitorare in qualche modo, come succede nelle fabbriche, no? Cioè, la produzione va avanti da sé, ma c'è qualcuno che attraverso dei monitor, attraverso degli indicatori, riesce a verificare che tutto si stia svolgendo per il meglio. Ecco. In questo caso, adottando la piattaforma WideTrader, si hanno una serie di notifiche su ciò che sta accadendo durante una sessione di trading automatico. Per esempio, la strategia algoritmica Placci ha cambiato la sua posizione perché la regola è stata in qualche modo toccata, quindi passa, esempio, la flat along. Il WideTrader ci avvisa dicendo: guarda che la strategia algoritmica Placci è passata da flat along. Poco dopo, io almeno mi aspetterei questo se fossi all'interno di una sessione di trading automatico, mi aspetterei anche che il mio WideTrader mi dicesse: ah guarda, ho appena non solo richiesto di avere un eseguito presso sul tuo conto trading, ma ho ricevuto la notifica da parte del broker che il tuo eseguito è stato ricevuto. Queste sono, diciamo, notifiche normali nell'ambito di una sessione di trading automatico, ma siccome in un mondo virtuale, in un mondo, come dire, ideale, che può essere quello anche del backtesting di una strategia, normalmente tutto va a buon fine, non è sempre detto che invece nel mondo reale questo accada per tutta una serie di motivi, da banali motivi tecnici o strumentali, che so io, un calo di connettività, a questioni che sono più legate, non so, mi è capitato per esempio di qualche account con tanti strumenti finanziari e quindi tante strategie applicate, che a un certo punto si fosse raggiunto il limite dell'operatività e che un trade non fosse passato bene, il WideTrader ha comunicato all'utente, dice: guarda, io questo non riesco a farlo, quindi c'è un disallineamento, prova a verificare. Fatto questo, quindi si è verificato che si era raggiunta la massima disponibilità, poi si è intervenuto in un qualche modo, cioè consente la piattaforma di avere informazioni su quello che sta accadendo e informa l'utente per eventualmente un intervento. Questo mi consente anche di dire, per l'appunto, che noi abbiamo cercato di introdurre una serie di automatismi, una serie di procedure che intervengono in maniera automatica ogni qualvolta si genera un problema. Esempio, i messaggi, la messaggistica di ritorno dal broker non la riceviamo da un po' di tempo, bene, proviamo a ripristinare una connessione.
i segnali relativi alle strategie che noi vogliamo ricevere non sono rinfrescati da un po' di tempo, bene, proviamo a riconnetterci ai server e vedere che succede, nel caso avvisiamo che non stiamo ricevendo queste strategie. Quindi una serie di notifiche che noi possiamo ricevere peraltro attraverso un certo numero di strumenti. Quindi oggi abbiamo quasi tutti uno smartphone, quando abbiamo diciamo disegnato la struttura delle modalità con le quali inoltrare le notifiche ai nostri utenti in realtà erano meno diffusi, perché la piattaforma WireTrader è una piattaforma che esiste da diversi anni, che noi continuiamo evidentemente a sviluppare e integrare, ma questa parte di notifiche nasce allora, per cui come vedete nella parte destra di questo pannello c'è per esempio l'SMS, che si può ancora naturalmente utilizzare, ma che oggi probabilmente può essere tranquillamente sostituita da un servizio di email che riceviamo sul telefonino, piuttosto che dal servizio di Skype che spesso abbiamo installato nel nostro smartphone, o comunque ci trovassimo in prossimità del computer sul quale è ospitata la piattaforma e quindi dove sta correndo la sessione trading automatico, anche attraverso dei suoni anche personalizzati. Questo è il primo motivo. Il secondo motivo è legato a delle ragioni statistiche. Ora, senz'altro voi avete, se state utilizzando il WireTrader come produttori dei vostri segnali, avete un dato molto interessante, che è il dato che vedevate prima nell'intervento precedente di Andrea e Francesco, dove si ottiene una lista di trade che sono stati eseguiti, un'analisi ampia e strutturata di alcune delle caratteristiche della regola che voi state applicando, per cui vi sono state mostrate non solo l'equity line complessiva, ma l'equity che proviene dalle operazioni long, l'equity che proviene dalle operazioni short, e naturalmente vi sono tutta una serie di altri fattori che vengono indicati normalmente dalle piattaforme con le quali si creano gli algoritmi, che sono, che so io, il profit factor, leverage win loss, oltre che naturalmente il numero dei trade della strategia e così via. Ecco, attraverso l'adozione della piattaforma WireTrader da parte di coloro che hanno sviluppato i loro propri segnali, si ottengono ulteriori due dati che io trovo di particolare interesse, perlomeno uno dei due, nel senso che cosa si ottiene? Allora, si ottiene intanto una analisi degli eseguiti reali sviluppati con il WireTrader, per cui ogni volta che un segnale lato multichart, una vostra strategia, prende posizione e questa giunge al WireTrader, che è collegata al vostro conto trading e viene generato un eseguito, questo eseguito è archiviato e quindi storicizzato in uno strumento che magari in una successiva sessione di webinar o in altra occasione avremo modo di mostrare, e l'insieme di tutti gli eseguiti che sono stati realizzati su questo conto sono interrogabili e quindi analizzabili nelle stesse modalità, e quindi vengono restituiti gli stessi risultati che normalmente la piattaforma multichart vi restituisce, salvo il fatto che in questo caso abbiamo, e questo è uno dei primi dati interessanti di comparazione, possiamo avere quindi ciò che succede nel mondo teorico e ciò che invece è successo nel mondo reale. Naturalmente, dico, come dire, una banalità è una cosa piuttosto elementare, ma è importante ricordarlo, ciò che succede nel mondo teorico spesso è un po' più favorevole rispetto a ciò che succede invece quando la strategia è effettivamente applicata al mercato, perché nel mondo del backtesting, della scrittura, dell'algoritmo che poi noi andremo ad applicare, viviamo in un mondo virtuale, nel quale quando noi per esempio diciamo
compra nella prima barra del giorno successivo, veniamo normalmente serviti nel primo prezzo che è indicato nello storico che noi abbiamo storicizzato. Oppure, se noi indichiamo un livello di entrata o un livello di uscita, quindi un prezzo, per capirci, quando il nostro grafico con i dati che abbiamo già storicizzato tocca quel prezzo, nel mondo teorico, quindi nel backtesting, veniamo serviti. Ecco, naturalmente questo non accade sempre, perlomeno, o meglio, accade poco, nel mondo reale, dove noi invece ci confrontiamo con il mercato, quindi ogni volta siamo inseriti all'interno di un book e quindi veniamo serviti, tra virgolette, quando è il nostro turno, quando il prezzo, diciamo, coincide o può in qualche modo essere sovrapposto a ciò che noi abbiamo chiesto. Ciò genera quindi quella brutta parola che tutti i trader detestano, tutti coloro che fanno appunto investimenti di questo tipo detestano, che è lo slip page. Ecco. Lascio in qualche modo da parte, anche se ha un suo significato, il secondo elemento che spesso va a degradare le prestazioni di una linea di un'equity teorica realizzata in multichart, che è quello delle commissioni, ma come ci siamo detti anche diverse volte con Andrea, questo, come dire, difficilmente può entrare in un'analisi delle performance di una strategia, perché poi i piani commissionali sono, come dire, spesso individuali e non uniformabili, non normalizzabili. Ecco, a fianco a questo scenario ne aggiungo un terzo che può sembrare diciamo difficile fruibilità, forse di difficile comprensione, però chi produce e quindi chi scrive l'algoritmo invece potrà apprezzare. L'elemento ulteriore di analisi e di confronto sui trade generati dall'algoritmo che voi avete creato è possibile averlo utilizzando la nostra piattaforma, perché noi generiamo attraverso la lettura dei segnali provenienti dalle strategie un track record, quindi l'insieme degli eseguiti per ciascuna strategia, che noi denominiamo eseguiti virtuali. Provo a spiegare qual è la differenza. Della parte teorica ho parlato poco fa, nella parte reale sono quelli veri che noi applichiamo al mercato, quelli virtuali come nascono? Quando nella piattaforma multichart l'algoritmo denominato algoritmica Placci prende posizione e arriva long, attraverso il software che noi forniamo a chi produce gli algoritmi, questo software veicola un messaggio ai nostri server, che poi lo distribuiscono ai wide trader che possono vedere quel segnale. Questo cambio di posizione noi lo prendiamo, ne prendiamo coscienza, lo registriamo e lo, diciamo, battezziamo, gli appiccichiamo il prezzo del relativo strumento finanziario che in quel momento si trova nel book, nel primo asco, nel primo bid, a seconda che si tratti di un acquisto o di una vendita. Ciò significa quindi che lo scenario che andiamo a costruire, a realizzare attraverso gli eseguiti virtuali, è un po' a metà fra quello che voi vedete quando avete costruito la strategia nel mondo teorico e quello che vedete come risultato finale nel mondo reale. Certo è che però l'insieme degli eseguiti virtuali ci consente di fare un'analisi anche più completa, perché tiene conto dei reali movimenti legati allo strumento finanziario sul quale noi andiamo ad applicarla. Ecco, poi potrei aggiungere alcuni altri elementi, ma non voglio entrare troppo nel dettaglio di questioni che possono essere, diciamo, forse un po' eccessive per questo tipo di incontro. Io, Andrea, nel frattempo proseguirei sulla descrizione, salvo che non ci siano altre domande o che non abbia generato, diciamo, un dibattito in questo caso.
No, direi che non ci sono altre domande da approfondire in questo momento. Bene, bene, quindi io procedo nella mia descrizione. Ecco, dicevo, nel pannello che si trova nella parte alta sinistra del Wide Trader, noi abbiamo una visione di insieme delle posizioni complessive suddivise per strumento finanziario. In questo caso sono un po' sfortunato perché in realtà le posizioni sono tutte a zero complessivamente, per esempio, però posso mostrarvi questo, torno nel pannello che si trova in alto a destra perché ho visto prima che ci sono due strategie sul FIB. Ecco, questo dà il senso della sommatoria suddivisa per strumento finanziario. Ecco, nel primo rigo io vedo che la strategia denominata FASAR G underscore the beach, insomma un nome un po' bizzarro, in questo momento nella piattaforma nella quale è stato creato probabilmente il multichart, è long di un pezzo, mentre nel secondo rigo io vedo che questo V underscore big fib è short, nella stessa piattaforma, ma sono due algoritmi diversi. Ecco, se io torno nel mio pannello in alto a sinistra dove vedo la sommatoria delle posizioni, effettivamente dico, beh, guarda sul FIB, terzo rigo, nella colonna denominata VP, poi spiego cosa sono queste tre colonnine, nella colonna denominata VP io ho 0. Perché ho 0? Perché le uniche due strategie che sono in posizione sul FIB, una è long e l'altra è short, e quindi, come dire, matematicamente vanno a flettarsi, quindi vanno a portarsi in una posizione zero. A onor del vero, se io vado a prendere l'intero insieme delle strategie, le sto scorrendo verso il basso, oltre, come dimostravo prima, quella strategia che è long e quella che è short, ce ne sono diverse, questo Apache, Cassandra, Dynamic Fib, EMA Trend, che sono già tutte a zero. Morale, l'insieme di tutte le strategie che noi siamo andati ad applicare sul FIB ci dà una posizione 0. Cosa sono però le altre due colonne che si trovano nel pannello alto sinistro, sempre nel rigo della posizione FIB, che anche loro riportano il valore 0? A questo punto provo a dare dei nomi, quindi a sviluppare gli acronimi che si trovano nella intestazione delle colonne, cioè VP, RP e AP. Allora, VP sta per Virtual Position, e cioè è la posizione che deriva dalla piattaforma VP Chart, in questo caso come sommatoria di tutte le strategie sul FIB. RP e AP sono rispettivamente Real Positions e absolute positions, e sono valorizzate con la messaggistica di ritorno che viene fornita dal nostro broker, uno qualsiasi di quelli che noi supportiamo, e ovviamente quello sul quale voi avete il vostro conto trading. Ciò significa, questo è il dialogo costante di cui parlavo prima, ciò significa che se non fosse sabato e se una delle strategie sul FIB cambiasse la sua posizione in questo istante e andasse per esempio long, io cosa vedrei in questo caso in sequenza probabilmente? Vedrei che in questo momento sul FIB, nell'arrigo del FIB, la mia cella nella colonna VP sarebbe valorizzata, quindi cambierebbe il suo valore da 0 a 1, e di lì a pochi istanti, poi magari cercheremo di capire quali possono essere questi pochi istanti, sia la colonna RP che la colonna AP dovrebbero arrivare nello stesso valore, quindi passare da 0 a 1. Perché ho dato questa sequenza? Perché normalmente è l'algoritmo che cambia la sua posizione, il wide trader in questo caso ha generato una richiesta di ordine a mercato presso il nostro conto trading, e successivamente il broker dice sì, guarda, ti ho servito. Perché abbiamo introdotto due caselline e non una sola per avere il confronto, il controllo sul conto trading? Per avere un controllo ancora più stringente e capillare.
Perché? Perché la absolute position, quindi la terza di queste colonne, è il frutto del messaggio del broker che dice guarda, sul tuo conto hai un FIB. Quindi è la fotografia del nostro conto. Che cos'è invece l'RP? L'RP è il frutto del calcolo per differenza del messaggio del broker che dice l'ordine numero 7 è stato eseguito, era un ordine buy di un pezzo del FIB. Quindi c'è un doppio controllo che è legato uno alla lista proprio alla lista fisica degli ordini che sono stati richiesti e che sono stati fillati o eseguiti per dirla in italiano, mentre il secondo valore è il risultato finale, la fotografia del nostro conto. Tutto deve coincidere, quindi ciò che diceva l'algoritmo quando è stato triggerato, ciò che dice la fotografia del conto e la sommatoria degli eseguiti di quella sessione di lavoro. Se così non fosse, il wide trader comincia a dirvi guarda, attenzione caro utente, c'è probabilmente qualcosa che non va. Poi lui cerca in qualche modo di sanare la situazione, nel caso eventualmente ci sarà bisogno dell'intervento di un utente. Prima avevo introdotto la questione della sequenza e quindi del fatto che prima viene valorizzato il valore VP e successivamente gli altri due valori. Questo entra nell'ordine del tema dello slip page di cui parlavo prima, ma anche della riduzione, quindi sono strettamente correlate, della riduzione del tempo di esecuzione della macchina rispetto all'uomo. In ogni caso, questo lo dico per, diciamo, ma di modo a dire onestà intellettuale, insomma, però diciamo per chiarezza prevalentemente, il tempo che trascorre dal momento in cui nella multichart la strategia algoritmica Placci prende posizione e il momento in cui io nel mio conto ho quell'eseguito, evidentemente non è zero. Ed è proprio questo che va in qualche modo a generare lo slip page, perché quando viene cambiata una posizione si genera una richiesta d'ordine, questa arriva al nostro broker che la mette a mercato e poi al termine delle operazioni necessarie ci indica come è andata. Per parlare di tempi, noi diremo che in condizioni di normale connettività, dal momento in cui la strategia nel multichart cambia la sua posizione e questa viene consegnata a tutti i wide trader che ne abbiano i privilegi, e così ho introdotto un altro piccolo concetto, cioè della distribuzione del segnale, in condizioni di connettività normale siamo sicuramente al di sotto del mezzo secondo. Parliamo di 1, 2, 3 decimi di secondo. Poi naturalmente c'è la richiesta che viene effettuata al broker di avere l'eseguito e questo diciamo, ha un tempo, quindi la messaggistica di ritorno all'esecuzione vera ha un tempo che oggettivamente è variabile. E questo è variabile rispetto non solo alle condizioni del mercato di quel momento, ma varia a seconda, cioè dello strumento finanziario di quel momento, ma varia a seconda anche del mercato di riferimento e anche del broker che si è scelto e cioè presso il quale è attivo il nostro conto trading. Torno un attimo sulla vicenda della distribuzione del segnale, visto che prima era stata posta la domanda probabilmente da chi produce i segnali, quindi da chi è in grado di scrivere degli algoritmi. Ecco, attraverso la piattaforma Wide Trader è possibile ottenere una distribuzione del segnale, uno, in gergo si direbbe uno a molti. Cosa intendo dire? Intendo dire che avendo verificato che la nostra strategia denominata algoritmica Placci è una strategia vincente con delle ottime performance, con degli ottimi valori, ottimi indicatori, si intende procedere con la sua applicazione a mercato magari su più conti.
trading. Ecco, questo lo si può fare in maniera abbastanza semplice attraverso il wide trader, cioè è possibile ottenere una distribuzione dei segnali avendo un unico punto di creazione della strategia. Ecco, a proposito dell'applicazione dei segnali, ciò che è importante sapere nell'utilizzo della piattaforma Wide Trader è che vi può essere una discreta personalizzazione dell'incidenza di ciascuna strategia sul proprio conto. Ciò significa quindi che se io noto, allora diciamo parto dalla mia strategia algoritmica Plush, l'ho realizzata, l'ho messa in backtesting, è andato tutto bene, ho fatto anche un periodo di prova su, magari su un conto simulato, decido di metterla a mercato, però voglio in qualche modo tenerla monitorata ancora un po' e quindi desidero applicare ai suoi cambi di posizione, quindi alle sue prese di posizione, un singolo pezzo. Questo per ragioni di sicurezza. Poi magari un domani decido, se tutto continua ad andare bene, la strategia si rivela effettivamente molto solida e favorevole nelle condizioni di mercato correnti, decido di aggiungere, cioè di applicarla a mercato con una leva maggiore, cioè con un numero maggiore di contratti. È possibile farlo senza intervenire a monte sulla strategia? Assolutamente sì. In che modo si può fare? Attraverso questo pannello che noi denominiamo ProStable, che è appunto una tabella di conversione, la quale tabella di conversione ci fornisce una serie di elementi. Provo rapidamente ad esprimervi, anche perché Andrea mi fermerai tu quando il tempo a nostra disposizione è terminato. Sì, Termino tranquillo. però. Termino, diciamo, perlomeno la descrizione di questo pannello che, come potrete vedere, dal punto di vista colorimetrico è un po' più scuro, diciamo, fino alla metà e un filino più chiaro dalla metà in avanti. Diciamo che la prima metà di questa griglia, ci mostra le informazioni sulle singole strategie. E quindi io vedo per esempio che c'è una strategia che io sto seguendo che si chiama V underscore DAX 30, che ha un time frame di applicazione a 30 minuti, l'autore si chiama Vecchione sul simbolo DAX, eccetera. Poi ho una seconda parte di griglia che mi consente di fare due cose. La prima, che parte dalla colonna denominata Trading Name fino all'ultima colonna, che si chiama, qui non si vede del tutto perché ho una risoluzione bassa, ma sarebbe Trading Exchange, che si occupa di mantenere le informazioni per il colloquio verso il nostro broker, perché, come potrete immaginare, in questo caso effettivamente questa piattaforma è agganciata a un conto simulato di denaro virtuale, diciamo così, di IB, lavora attraverso i cosiddetti CONID, sono degli identificativi univoci di ciascuno strumento finanziario, e quindi quando vogliamo un eseguito sul DAX di settembre io devo dirgli 14.044, eccetera. IVBank riconosce lo stesso strumento finanziario, ma chiamandolo in un altro modo, per cui all'interno della piattaforma, scelto il broker di riferimento, si andranno a profilare gli strumenti, cioè la nomenclatura degli strumenti finanziari affinché possa essere riconosciuta dal broker presso il quale abbiamo il conto, ma l'aspetto che mi interessava di più mostrare è legato appunto alla colonna denominata X cont, cioè per contratti. In maniera molto semplice, si tratta di un moltiplicatore. È un moltiplicatore di contratti e quindi può assumere diversi valori. In questo caso, i valori che voi vedete sono fondamentalmente due, e cioè prevalentemente c'è il valore 1, alla riga 37 per il sistema Cassandra c'è il valore 2. Ora vado a dire a cosa servono. Supponiamo che il sistema algoritmica Placci passi da una posizione flat
corta, una posizione long, come abbiamo visto nel grafico succedere, oppure la posizione flat, una posizione short. Come avete visto uscivano, adesso mi pare facciamo, fingiamo che esca con un pezzo. Il nostro indicatore, il nostro valore settato nella casellina corrispondente al sistema algoritmico Apache, adesso il VDAX 30 fingo che si chiami algoritmico Apache, quando intercetterà il cambio di posizione da 0 a più 1, lui andrà a vedere e dirà qual è il fattore di moltiplicazione che tu vuoi applicare, è 1, e quindi andrò a comprare un pezzo esattamente come indicato alla fonte, cioè dove è stato creato l'algoritmo. Quindi sarò del tutto speculare a quello che succede nella parte di realizzazione del segnale. Dopo 6 mesi vedo che il nostro algoritmo sta funzionando perfettamente, dico, beh, senti, ci sto pure guadagnando, decido che nella mia composizione di portafoglio, quando il mio segnale algoritmico Apache va in posizione, non voglio più andare con un pezzo, ne voglio addirittura 5 o ne voglio addirittura 2. Bene, lato codice su multichart non deve essere assolutamente cambiato nulla, non c'è nessun problema, si va nella riga corrispondente ad algoritmico Apache nella casellina della moltiplicazione dei contratti. Se io qui andassi a scrivere 5, ogni volta che il mio algoritmico Apache passa da 0 a 1, io non vado più a comprarne un pezzo, ma vado a comprarne 5. Viceversa, se va short di 1, vado short di 5 pezzi. Questo vale anche per i sistemi cosiddetti piramidali, che vengono gestiti dal WideTrader e che, tanto per capirci, nella prima colonna dove ci sono i nomi dei sistemi ne vedete molti verdi, qualcuno azzurro, gli azzurrini sono piramidali. Nel momento in cui il piramidale, quindi poniamo che algoritmico Apache fosse piramidale, va da 0 a più 1, avevo settato 5, quindi compro 5. Poi va a più 2 e io vado ad acquistarne altri 5, quindi vado a 10 e così via. Vado short di 1, quindi vuol dire che ne devo vendere 15. Funge da moltiplicatore. Ecco, ci sono due aspetti, e poi chiudo e lascio spazio alle eventuali domande, ci sono due aspetti che possono essere in qualche modo impostati all'interno della piattaforma e che riguardano quindi la nostra peculiare personalizzazione del portafoglio, delle strategie che vado a seguire, che sono i valori 0, e quindi io nella colonnina dei contratti a un certo punto posso mettere 0. Che cosa succede quando metto 0 nella colonnina dei contratti? Essendo un moltiplicatore, sta a significare che quella strategia specifica, io ne ricevo i segnali, continuo a riceverli ma non li applico a mio capo. Perché se l'algoritmico Apache da 0 va a più 1, io lo rimoltiplico per 0 che fa 0, rimane sempre flat, per capirci. Questo ci consente di non cambiare continuamente il portafoglio, ma di modularlo direttamente dalla nostra cross table. Per questo lo dico a beneficio dei super esperti, diciamo così, nel caso doveste adottare la piattaforma WideTrader, prima di procedere, come sto per dire, ragioniamoci insieme, o meglio ragionatene più che con noi, con chi vi fornisce il segnale, quindi se l'avete creato benissimo, può essere settato con dei valori negativi e quindi anche con la possibilità di fare della reverse trading, cioè cosa significa? Che se l'algoritmico Apache prende posizione più 1, in realtà il nostro WideTrader vi farebbe andare short invece che andare long. Quindi sia nell'incidenza della singola strategia che anche nella sua personalizzazione c'è la possibilità in qualche modo di sbizzarrirsi. Ottimo. Non ci sono domande particolari, alcune sono già state risposte, alcune che sono state poi scritte e fatte. Io, se non ci sono altre domande, ringrazierei Marco dell'intervento, perché ritengo che ci abbia aiutato molto a capire come la piattaforma WideTrader possa aiutare i trader anche in questo caso ad avvicinarsi sempre
al mondo dei trading system automatici in questo caso. Quindi Marco, grazie mille per l'intervento, speriamo di rivederti presto nei nostri webinar, magari affrontando anche l'argomento che dicevi prima, che era quello statistico, del tool statistico che state mettendo a punto. Senz'altro, molto volentieri, e grazie a voi per avermi ascoltato. Grazie, buona giornata Marco. Apprezzando purtroppo.